Ciao Giulio Cesare. Ciao Emilio, ciao. Come stai? Bene, bene, sono qui che concentrato sul Gran Galà di Milano, perché manca un mese, però sai, le cose da fare sono sempre molte, Manca un tanti mese piccoli e poi particolari. mancano anche pochi giorni anche agli altri due, perché tu hai tre date quest'anno, una di seguito all'altra. Sì. Eh sì, quest'anno dal momento che c'è questa concomitanza importante perché è del 40° anniversario di Fonè, quindi 40 anni fa ho creato Fonè, e quindi l'occasione di cercare di favorire l'incontro con le persone, con gli appassionati, i tanti appassionati che hanno seguito per decenni le mie produzioni. E quindi alla fine ho deciso appunto Milano, poi Roma. Milano il 21 e il 22 di ottobre, Roma l'11 e il 12 di novembre e Padova poi il 25 e 26 novembre, quindi per dare la possibilità al pubblico così un po' in queste aree vaste di festeggiare tutti insieme l'alta fedeltà da una parte, la bella musica e Fonè. Certo, qualcuno si è lamentato del fatto della concomitanza di due eventi importanti, il tuo e quello di Zaini, ovvero Ai Fidelity e Gran Galà il 25 e 26 novembre, l'Ai Fidelity a Roma e il Gran Galà a Padova nello stesso momento. Questo mi dispiace, è la dimostrazione che bisognerebbe dialogare di più o perlomeno stare un pochino più attenti, perché io ho l'abitudine di, a fine manifestazione, quindi nel caso di Padova, quindi a fine novembre dello scorso anno, di comunicare subito alle aziende presenti la data dell'anno successivo. E questo perché, anche per un fatto diciamo pratico, organizzativo, perché la conferma delle sale, quando gli alberghi hanno un certo numero di sale limitato, è chiaro che bisogna dare la priorità a quelli che annualmente vi partecipano. Quindi ho l'abitudine di comunicarlo subito. E questo, evidentemente, questa comunicazione, come altre comunicazioni, non sono arrivate dappertutto e quindi c'è stata questa. Poi sai, da una parte diciamo, forse un po' più di attenzione da parte di tutti, voglio dire, Vabbè, io compreso, certo, non poi ci mancherebbe, voglio no, dire, se poi però poi anche ci sono anche degli aspetti pratici perché può darsi che la concomitanza sia anche avvenuta perché gli alberghi hanno tutta una serie di eventi e quindi alla fine incastrare questi eventi non è nemmeno, cioè, sì. di vario genere non è nemmeno Posso semplice. Certo. immaginare. Quindi da una parte capisco questo e comunque me ne dispiace molto, nello stesso tempo stiamo parlando comunque di realtà territoriali molto lontane. E quindi in linea di massima, voglio dire, quindi stiamo parlando di Roma, stiamo parlando di Padova, Ah, certo. quindi chiaramente ci può essere, Proverò a come può clonarmi capitare. Giulio Cesare ad essere presente in entrambe le No, manifestazioni. nel tuo caso è chiaro che però puoi Sì, fare sì, eventualmente, no, puoi fare un giorno da una parte e un giorno dall'altra. sì. Certo, troverò una No, ora al di soluzione. là di questo. Senti, invece, dai, la Comunque, prossima comunque è in Milano. generale, però dato che hai parlato di questo, vorrei aggiungere Sì. però che in generale la mia opinione è sempre stata e continua ad essere che è molto importante che ci siano tante manifestazioni. Qualcuno dice che ce ne sono troppe, evidentemente non ha più l'energia per gestire, voglio dire, il lavoro e il business. Io ho una certa età, devo dire così sulla carta, però non sono ancora stanco, non sono ancora rincoglionito e quindi voglio dare il mio contributo per cercare di tenere viva l'alta fedeltà. Quindi secondo me più manifestazioni ci sono e più ci sono occasioni per il pubblico di confronto con le aziende, eccetera, eccetera. E naturalmente è anche secondo me buono, bello, stimolante il fatto che chiaramente ogni organizzatore con il proprio carattere, con la propria personalità
e con la propria professionalità dà un'impostazione, quindi anche impostazioni diciamo diverse, e questo, il mondo è bello perché è vario e quindi è importante che ci sia anche questa, chiamiamola, varietà di proposte, ma questo finalizzate a che cosa? A che l'Alta Fedeltà rimanga viva, ecco, questo è l'obiettivo di tutti, no? Certo. Ecco, chiusa parentesi. Io posso solo aggiungere che in effetti delle due manifestazioni più importanti, ovvero ai Fidelity e Gran Galà, comunque gli spazi sono limitati, perché sale certo, grandi, certo, di grandi dimensioni, non è che ce ne sono infinite, quindi... Sì. Alla fine, però se mi posso permettere, perché chiaramente l'argomento ora era diciamo legato a Zaini in questo caso e a me, però con l'occasione, quindi come organizzatori di eventi diciamo eccetera eccetera, però se mi posso permettere, quando ho parlato, no, di dialogo, di concertazione tra di noi, sarebbe molto importante che avvenisse tanto dialogo tra le aziende di Alta Fedeltà, ecco, perché per crescere bisogna crescere in squadra. No, certo. Naturalmente, come in tutte le competizioni, c'è chi arriva prima e c'è chi arriva ultimo. Lo so. Però la partenza è tutti in armonia, tutti in equilibrio, tutti finalizzando un'idea che è quella di continuare a tenere vivo l'interesse su questo argomento. Lo so. Quindi questo sarebbe importante che questo vale per la vita, nella vita, vale in tutti i settori. Ecco. Mi permetto di ricordare che anche nel nostro, dell'Alta Fedeltà, occorrerebbe maggiore dialogo e forse anche un pizzico, mettere un po' sul tavolo l'esperienza che chi più chi meno ha, perché per crescere è fondamentale il confronto eccetera, e poi forse un pizzico anche di umiltà, che questo non fa mai male. Infatti. Poi se poi si fa una bella shakerata di tutto questo, secondo me ne viene fuori un buon Campari shakerato. Senti, torniamo un attimo al Milano, al tuo evento, sì? Al Gran Galà, sì. L'hotel NH, quello con le torri divergenti. L'NH Fiera, due torri, che è davanti all'ingresso sud, la porta sud della fiera, quindi un albergo che abbiamo fatto già, sì, che non è una novità, appunto, già stato utilizzato, anche noi siamo stati lì, è un albergo diciamo elegante, vengono fatto con belle sale, ci sono delle belle sale grandi, anche come dicevi te prima, chiaramente limitate del numero, nel senso che, certo, come dicono gli acquisto tengo, non è che uno può fare diciamo inventarsi quello che non c'è, però l'importante è, cioè, e su Milano ecco, ricordo che l'ingresso è libero, gratuito, e si può, c'è solo una richiesta, poi uno anche si può anche dire di no, di registrazione, nel senso di una consegna di mail, un nominativo all'ingresso, però per evitare la fila uno si può registrare in anticipo, se va nel sito del Gran Galà dell'Alta Fedeltà, proprio nell'home page dedicata a Milano, trova una piccola presentazione con un tasto proprio per l'iscrizione. Ecco, una cosa importante che vale per Milano, perché Milano è una città straordinaria, città complessa, complicata anche nei parcheggi, soprattutto nei parcheggi. Ecco, l'NH Hotel Fiera ha un grandissimo parcheggio e sto trattando proprio con la direzione di arrivare in quei giorni di manifestazione, quindi il 21 e il 22 di ottobre, ha un prezzo molto 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 ridimensionato rispetto al costo giornaliero che loro praticano. Questo per cercare di dare un piccolo contributo alle persone, appunto, che vengono, e quindi di pagare
non può essere gratuito perché è un parcheggio custodito. Ci sono, no, lo conosco molto bene perché anch'io ho alloggiato varie volte l'NH. Però diciamo, sì, ecco, se si riesce a, appunto, riuscirò sicuramente ad avere un costo giornaliero molto molto basso. Ecco. Come impostazione, ecco, deve essere una festa legata all'alta fedeltà, alla musica e a questo percorso che sinceramente devo dire questa volta al 40° sento maggiormente. Quando ho festeggiato i 35 lo sentivo meno, non so come mai, ma 40 mi dà un senso diverso. Comunque è bello stare insieme con il pubblico che comunque ha seguito Fonè o con il pubblico che non lo conosce nemmeno, perché voglio dire, 40 anni non è detto che conoscono, che certo, tutto il pubblico, eccetera, ma è sempre l'occasione per fidelizzare una passione e per festeggiare ci sono diverse situazioni, spero che verranno apprezzate, per esempio degustazioni alcoliche e analcoliche, nel senso che il Chinotto Neri, che io amo da quando ero bambino, ormai accompagna i galà e questo è un classico per l'analcolico. Per l'alcolico c'è una novità, che ci sarà oltre che al Chinotto Neri anche Striga, che preparerà e offrirà a tutti i presenti, quindi saremo cioè, brinderemo in vari momenti della giornata e quindi con l'aperitivo, quando sarà il momento dell'aperitivo, con lo stregotto. Lo stregotto è un aperitivo fatto da Strega, bitter, alcolico, e Chinotto Neri, per dire. Una cosa molto divertente, io naturalmente l'ho provato. Questa cosa mi incuriosisce. Mi è garbato, voglio dire, quindi spero che alle persone, chiaramente, che possono permettersi di bere qualcosa di alcolico, lo apprezzino. E poi ci sono degustazioni anche di vini e di aziende, diciamo, importanti. Quindi, voglio dire, sicuramente gli impianti suoneranno benissimo, perché con il tasso alcolico, l'acustica delle sale e il tasso alcolico delle presenze, vuol dire, sicuramente sarà molto sì. Ecco, da non perdere la merenda. Ecco, la merenda, naturalmente tutto questo in mezzo alle dimostrazioni, cioè gli impianti suoneranno sempre, ecco. E ci saranno però delle dimostrazioni dove, come è capitato anche in altri Gran Galà, io mi inviterò il pubblico a rotazione a brindare o con l'aperitivo, o col chinotto, o con il vino. Da non perdere, dicevo, la merenda, perché sabato sia pomeriggio che sabato e che domenica pomeriggio mi metterò il cappellino da gelataio e il grembiule e offrirò sempre gratuitamente a tutto il pubblico, come ho fatto altre volte a Milano, un gelato artigianale veramente speciale che è Rivareno e quindi cono coppetta secondo dei gusti delle persone. E questa è solo una piccola cosa. Poi anche con Fonè uscirà il disco del 40°, tra l'altro non in superaudio CD ma in HQ, quindi con il 40° inizio, oltre alla in dominio digitale, oltre alla produzione di superaudio CD, anche la produzione dei CD HQ stampati in Giappone, wow, eccetera eccetera, e anche a dimostrazione che Giulio Cesare Ricci, come dicono le multinazionali ormai a una certa età, come hanno detto, però non è ancora rincoglionito, nel senso che c'è sempre qualche barlume, voglio dire, poi mi avvertirete quando noterete, voglio dire, che la caduta naturale che avviene, però per ora mi sembra di essere sempre così. Quindi ci saranno diverse cose. Benissimo, e poi, ripeto, l'impostazione è quella del ascoltare questi impianti col sorriso, piacevolmente, ascoltare la propria musica, ascoltare per dire le demo Fonè, che se qualcuno appunto vorrà ascoltarle, e dialogare con gli operatori,
approfondire queste cose per soffermare l'attenzione su questa grande emozione che è la musica di qualità. Ecco, tutto qua. Poi. Benissimo, va bene. Giulio Cesare, quindi ci si vede il 21 e il 22 ottobre a Milano, sì, all'NH Fiera, e poi ovviamente anche a Roma e a Padova a novembre. Bene. Grazie ancora.